Ma come fate? Dico io, come fate a vivere, a lavorare con l'iPad, col telefonino, col computer, se non sapete cos'è l'HTML5? Ma andiamo, dai, lo sanno tutti. Generazione a confronto in una divertente commedia familiare incentrata sui rapporti genitori-figli, ma soprattutto su come la tecnologia abbia impresso una violenta accelerazione alla vita quotidiana. Tempi nuovi di Cristina Comencini, in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 7 al 24 febbraio, fa sorridere ma anche pensare, come spiega la regista e autrice dello spettacolo. Una commedia che si rivolge veramente a tutti, adulti, più ragazzi, perché è un rapporto tra una famiglia, tra due generazioni, genitori e figli, sulla velocità dei cambiamenti e sulla nostra grande difficoltà a star dietro ai cambiamenti, perché abbiamo una lentezza fisiologica a capire profondamente le cose e siamo come diretti dai cambiamenti. Elettronica, mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni sconvolgono comicamente la vita dei quattro protagonisti. Il tempo di una commedia è anche un tempo che fa riflettere su questo, che ti può fare fermare. Intanto durante la commedia si spengono i telefonini, in generale si spera, non sempre, ma in quel momento lì c'è un momento in cui tu ti vedi te stesso e pensi che tutto sommato, come dice il protagonista, che poi è uno storico, perché non possiamo sapere da dove vengono le cose, dove forse potrebbero andare. Poniamoci sempre questo problema di metterle in collegamento in una storia, perché sennò siamo assolutamente diretti dalle novità, da quello che avviene in continuazione e forse siamo spersi, spaesati. Nel ruolo del padre debutta Maurizio Micheli, che prende l'eredità del compianto Ennio Fantastichini. Non è facile, perché Fantastichini era un attore bravissimo, diverso da me, fra l'altro, perché lui è un attore più drammatico, più di carattere, di forza, e io ci provo alla maniera mia, insomma, in un altro modo. Una travolgente Yaya Forte è una mamma tecnologica che si scopre però molto meno moderna di quanto pensasse. Si ride molto, ma ci ringrazia il pubblico perché attraverso questo spettacolo ha la possibilità di ridere, ma anche non solo di riflettere su temi che appartengono a molte famiglie, a molte persone, appunto temi profondamente contemporanei, di riflettere e di sentirsi meno soli.